Ritorniamo a bomba sulla vicenda inerente la possibile, la probabile chiusura delle cucine, del servizio di cucina presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Infatti nell'area di Taranto si salverebbe la struttura ospedaliera di Castellaneta, mentre il servizio appunto di cucina del Santissima Annunziata in buona sostanza chiuderebbe e cederebbe il posto al servizio di pasti precotti, probabilmente provenienti ancora una volta da Bari. E la cosa ovviamente comporta dei rischi enormi per i lavoratori, che potrebbero vedere sensibilmente ridotto il loro numero di ore lavorative, o addirittura si potrebbe procedere appunto con i licenziamenti. Alcuni giorni fa abbiamo intervistato il presidente Emiliano, il quale ha dato ampie garanzie, ha detto testualmente: dovrete passare sul mio cadavere, ma così non è, perché in Nova Puglia, lo ha detto chiaramente, ci potrebbero essere ovviamente dei rischi, la piena occupazione non è garantita. Ma sentiamo di più, cerchiamo di comprendere qual è l'evoluzione o l'involuzione della situazione. La situazione non è cambiata, perché la Regione Puglia nel presidente Emiliano continua a dirci che il bando è a prova di legge, rispetta tutti i criteri di legge, anche la salvaguardia è nel rispetto della legge. Chiaramente questa cosa non che non ci convince, hanno scritto proprio sul bando che non tutti i posti di lavoro saranno garantiti. Perché? Perché l'azienda che vincerà dovrà armonizzare il servizio, e quindi questo già si ipotizza una contrazione, diciamo. Certo, perché la cosa importante che noi rivolgiamo a Emiliano quando lui fa le sue rassicurazioni: il problema vero è la chiusura delle cucine. Tutte le cucine della Regione Puglia saranno chiuse, soltanto 6 resteranno aperte. Per quanto riguarda Taranto, solo la cucina di Castellaneta. Quindi l'azienda che vincerà dovrà produrre i pasti fuori dalla cucina. Questa azienda dovrà produrre i pasti per Taranto, per Martina, per Grottaglie e per Manduria. Quindi di fatto tutto il personale dovrà mettersi in questo contenitore, e di fatto ci sarà almeno un numero di ore superiori alla vera necessità. Quello che non ci spieghiamo è che sì, è vero il problema della clausola sociale, che è un problema di importanza che riguarda tutti i lavoratori della Regione Puglia, ma la cosa che è strana, la cosa che stona, è che nessuno si sta ponendo il problema della qualità del servizio, perché la qualità sicuramente non sarà più la stessa. Una cosa è un piatto cucinato caldo, e una cosa è un precotto. Quindi, altra cosa è un precotto. Quindi c'è questa palla che passa da una parte all'altra e non si capisce perché non si interviene. Noi abbiamo già dichiarato più volte: ok, Emiliano è il presidente della regione, però vediamo assenza anche da parte di tutti gli altri soggetti, la politica in senso proprio assente. È un problema della cittadinanza, è un problema di tutti i cittadini pugliesi, perché avranno un pasto non più cucinato all'interno. Quindi bene la clausola sociale, che deve essere rivista in pieno, però se non lasciano aperte le cucine, chiaramente il problema verrà fuori. Altra notizia molto importante: dopo che abbiamo avuto un incontro con Colacicco, dove ci spiegava, Colacicco il direttore generale dell'ASL di Taranto, ci spiegava che esiste già un progetto sul San Cataldo, un progetto che va proprio contro il bando regionale. C'è un progetto dove è previsto un centro cottura all'interno del San Cataldo, quindi si parla di un'apertura prossima. Tutti gli spot elettorali, tutte le passerelle che abbiamo visto del San Cataldo, che deve aprire tra 6 mesi, tra un anno, quello che sarà. Quindi ci chiediamo, con 50.000 inaugurazioni uno uguale all'altro, e con 50.000 tagli del nastro uno uguale all'altro, noi ci chiediamo perché non avere una deroga per quanto riguarda l'ospedale di Taranto e continuare a lavorare fino all'apertura del San Cataldo. Altra cosa, loro continuano a dichiarare che manca il certificato di agibilità. Abbiamo posto il problema e nessuno ci risponde ufficialmente: manca l'agibilità ai locali della cucina o manca tutto l'ospedale?